momento che la squadra sta indubbiamente bene, si esprime molto bene sia sotto tutti gli aspetti. Oggi poi c'era anche un po' di pubblico e questo, insomma, dopo un po' di tempo, dopo tanto tempo, ci ha fatto enormemente piacere. Speriamo, perché questo è l'aspetto che ci manca di più. Noi vorremmo veramente che tutte queste vittorie che sono state fatte, questo periodo così esaltante per noi, potesse essere seguito dei nostri tifosi, che sappiamo anche oggi ci hanno accompagnato allo stadio prima della partita, però speriamo che presto possano essere anche sugli spalti. Cosa le è piaciuto di più di questo Atalanta Cagliari? Tante cose, un po' la concentrazione, l'attenzione, la qualità indubbiamente, perché i gol sono stati tutti di pregevole fattura. È vero, abbiamo fatto qualche sbavatura, però abbiamo sempre rimediato poi all'errore, non siamo mai rimasti su quello, abbiamo continuato a giocare, c'è una buona condizione sotto tutti gli aspetti. Mister, è la prima volta che l'Atalanta in Serie A parte con 3 vittorie consecutive, quindi un altro record. Va bene, questo è un bel record, un altro bellissimo record, speriamo di allungarlo. Giusto per farla sorridere un po', ma Giampiero Gasperini ha di che sorridere in questo periodo, perché sicuramente un Atalanta che fa bene in campionato, un Atalanta che si preparerà poi anche all'esordio in Champions, esordio stagionale in Champions, possiamo dirlo, perché seconda volta di fila in questa prestigiosa competizione. Liverpool, Ajax e Midtjylland. Intanto incontriamo 2 squadre che hanno vinto la Champions, 2 squadre di prestigio europeo come Liverpool e l'Ajax, con 2 stadi meravigliosi. Anche qui rammarico che non ci sia il pubblico, però questa volta possiamo dire che andiamo a giocare in stadi veramente gloriosi. Ci teniamo, dubbiamente. Il sorteggio è difficile, però le possibilità ci possono essere. È chiaro che Liverpool è un po' il mostro sacro del girone, è una delle squadre più forti in Europa in assoluto, che ha vinto la Champions 2 anni fa, non sto qui a dirlo io, però superare il turno è un traguardo che ci dobbiamo porre.